Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo Tema Power e oggi eccoci qui in un nuovo video di One Piece The Zoro Cruise, questa volta per portarvi tutte le novità che sono arrivate. Ragazzi, lo so, sono disordinato, sembra che mi sia appena svegliato, guardate i cappelli, raga non riesco a gestirli, sono complicati in questo stadio. Comunque andiamo avanti. Sul gabbiano abbiamo questo bellissimo banner: Adventure the Kingdom of Dressrosa, Treasure Cruise Third Anniversary. Attenzione, è giunto il momento di prestare un attimino di attenzione a questo banner, ragazzi. Comunque, come potete vedere, appunto su quest'ultimo, vedete l'immagine di quella che dovrebbe essere Lucy. In realtà, ragazzi, questa è una leggenda, ovvero Lucy Sabo. Indizio? Third Anniversary in arrivo? Ebbene sì, ragazzi, molto probabilmente lui sarà la leggenda che uscirà alla Third Anniversary, ma questo l'avevo già preavvisato da tantissime altre novità che erano arrivate, quindi ero quasi sicuro che fosse lui la leggenda in discussione. Comunque, questo banner è molto discusso perché ho visto che tantissimi hanno... mi hanno chiesto: ma quindi otterremo tutti 3333 gemme, 37 leggende? No ragazzi, non funziona proprio così. Allora andiamo a vedere esattamente di che cosa si tratta. Andando su Read More potete vedere: One Piece Treasure Cruise è finalmente entrato nel regno di Dressrosa. Praticamente stanno cominciando gli eventi di Dressrosa e quindi c'è uscita fuori anche l'isola, la primissima isola di Dressrosa, quindi effettivamente loro intendono in quel senso. E stiamo anche celebrando il terzo anniversario. Perfetto, fino a qui. Per celebrare i tre anni di One Piece Treasure Cruise stiamo facendo una campagna lussuriosa. E qui, raga, quando dicono lussuriosa io non posso che rimanere basito. Per più dettagli controlla il sito della campagna, che sarà disponibile presto, molto probabilmente da domani, dato che l'evento comincia esattamente domani. Qui dice il 14, quindi tecnicamente dovrebbe essere oggi, quindi domani. Il video vi arriverà domani, quindi molto probabilmente da domani sarà disponibile questo evento, quindi il sito sarà visibile. Completate la special quest e avrete una possibilità di vincere. Quindi raga, non è sicuro che tutti quanti vincano 3333 gemme e 37 leggende. Semplicemente ragazzi, c'è una specie di lotteria. La Bandai seleziona a caso un tot di utenti e li sceglie per diciamo distribuire 3333 gemme, 37 leggende, eccetera. Chiaramente queste cose sono distribuite a pochissimi eletti. Quelli che avranno questi premi saranno veramente pochissimi, quindi non vi preoccupate, non vi capiterà mai. Dovesse capitarmi una cosa del genere vi porterei il video, ma prima di subito, perché sarei troppo emozionato. Inoltre la possibilità di vincere altri premi grandiosi, naturalmente, come sempre la Bandai deve rendere tutto magnifico e incredibile. E allora, quest'isola sarà facilissima, se non mi sbaglio sarà addirittura da 1 stamina, 0 stamina, una roba del genere. Vincerete una gemma completando, quindi raga, voi fatela, naturalmente ci mancherebbe, c'è sempre possibilità di vincere qualcosa. L'avevano fatto anche per quest'estate una lotteria del genere, chiaramente i premi erano un po' meno succosi, però... Raga, partecipare fa sempre bene, comunque avrete la vostra gemmina, quindi non è una cosa negativa per nessuno. E semplicemente è una, ripeto, una specie di lotteria. Io auguro a tutti voi di riuscire a ottenere qualcosa, anche se ritengo veramente difficile che ciò avvenga. Come partecipare? Completate la Special Extra Island Quest, che è quella che vi dicevo, e si chiamerà Adventure the Kingdom of Dressrosa. Molto probabilmente l'isola sarà principalmente tipo per far vedere la storia di Dressrosa, quindi sarà un'isola molto veloce, molto, insomma, molto tranquilla, non ci sarà bisogno di nessun tipo di particolare abilità per completarla. È sempre stato, almeno quest'estate era così, poi non so se sarà ancora così, io lo auguro comunque. Completando non sarà più disponibile
quindi questo è perfettamente normale. Sarà disponibile da giocare fino al 27 di febbraio. Va bene, data più che onesta. Questa quest praticamente serve a recapitare a recap of the events of the role complete with voices. Praticamente è una specie di riassunto di ciò che capiterà, che capitano negli eventi Dressrosa di One Piece. Ci saranno voci e cose, cioè nel senso sarà appunto una specie di riassunto di tutta la saga di Dressrosa. Molto carina come idea. Spero che tanti di voi non debbano spoilerarsi, comunque basta tippare e voi skipperete automaticamente tutte le scritte, quindi non vi spoilererete nulla, oppure ignorando l'inglese semplicemente. Like and retweet the campaign site and get one Sugo Fest Susi character of your choosing from the selected roster. Oh ragazzi, questa è una cosa molto molto interessante. Inoltre vinceremo 10 gemme. Ma andando ad analizzare bene quali sono le leggende che potremo trovare in questo roster. Allora, io ho una mezza idea che le leggende trovabili in questo roster siano esattamente quelle che sono uscite nel Jap. E di conseguenza, adesso vi dirò immediatamente. Inoltre otterremo le nostre 10 gemme naturalmente. Allora, le leggende che uscirono all'epoca nel banner giapponese erano Barba Bianca, Rayleigh, Boa, Sengoku, Shanks, Sabo, Mihawk e Lucci. Quindi oltre a vincere una di queste leggende a nostra scelta questo giro, non pullando a caso e cercando una di queste, semplicemente scegliendola, voi sceglierete la vostra leggenda e vi verrà recapitata attraverso email. Quindi molto meglio della leggenda a caso che è capitata prima, qui potete proprio scegliere. Certo, le leggende non sono il massimo, almeno non tutte. Personalmente io consiglio, per chi non ce l'ha, di prendere Mihawk. Mihawk è veramente super utile. Naturalmente la cosa è soggettiva. Se uno ha appena cominciato a giocare, per esempio, consiglierei Sengoku, Rayleigh, Barba Bianca. Però raga, Mihawk bene o male funziona veramente tanto tanto bene anche nelle fasi avanzate della del gioco, ed è super utile in tantissimi casi, mentre invece tante altre leggende sono meno utili nelle fasi avanzate di gioco, per esempio Barba Bianca piuttosto che Sengoku, piuttosto che Shanks diventano un po' più deboli nelle fasi avanzate del gioco, completano tantissimi contenuti, però diciamo che ci sono leggende che aiutano un po' di più a finire determinati contenuti in tempi ridotti, piuttosto che, comunque questo è tutto molto soggettivo, dipende a tantissimi, piace Barba Bianca piuttosto che Sengoku, c'è un pazzo che con Sengoku è riuscito a completare il gioco con gli ambush più difficili in assoluto, quindi raga, ripeto, è soggettiva, quindi io vi consiglio generalmente di prendere Int Oak, oppure anche Sabo è molto molto buono, specie perché ormai i team Free Spirit sono veramente molto forti. Personalmente, se il roster dovrebbe essere di questi, cioè dovesse essere di questi 8 personaggi disponibili, io prenderei Lucci, perché l'unico personaggio che mi manca è un capitano powerhouse, semplicemente per questo motivo, e oltre al fatto che tutti gli altri comunque li ho tranne Boa, e Boa onestamente più di tanto non mi interessa, preferisco avere un capitano powerhouse discreto, non dico eccellente perché l'eccellenza è Lucci versione 2, però lui si difende benissimo, specie la sua versione 6+, quindi il roster dovrebbe essere questo. Se non dovesse essere questo, naturalmente andremo a rivedere le altre leggende, poi eventualmente valuteremo. Comunque, in seguito, quando arriverà la mail riguardante le leggende, con molto più calma, vi farò una breve analisi di ogni singola leggenda, in maniera tale che tutti quanti possano avere un'idea su quale leggenda sia meglio per lui, diciamo. Perché, ripeto, è una scelta molto soggettiva, non è una scelta che va fatta con cuor leggero.
in questa maniera semplicemente evitate di prendere una leggenda che bene o male non riuscite a giocare immediatamente, anche se queste sono abbastanza veloci tutte quante da mettere in gioco. Io metterò un video in cui semplicemente prenderò la mia leggenda, vi farò vedere quale prenderò, e quindi analizzeremo ogni leggenda per farvi, per aiutarvi a prendere quella che più si addice al vostro box. Naturalmente, se avete bisogno di consigli extra, mandatemi messaggi su Instagram o Facebook, quello che volete, veramente non c'è nessunissimo problema, io mi rendo sempre abbastanza disponibile, ritengo, oppure chiedete tranquillamente aiuto a qualcuno nei commenti, magari anche più esperto di me. Quindi ragazzi, come evento è veramente veramente molto molto goloso, devo dire. Oltretutto, oltre a questo, quindi la distribuzione del Superfresh Exclusive Character e delle 10 Rainbow Gem, ci saranno dei premi in più. Praticamente ogni giocatore riceverà dei premi se supereremo un tot di link del sito su Facebook 20.000 volte e retweet su Twitter, quindi 600 volte. E dovremo loggare tra la data degli obiettivi, quando sono raggiunti, è il 13 marzo. Praticamente appena raggiungeremo gli obiettivi, loro ci manderanno delle mail con dei premi. Almeno questo è quello che ho capito. Quindi sì, tra la data degli obiettivi e il raggiungimento, la data degli obiettivi sono raggiunti, praticamente fino al 13 di marzo. Dal 13 di marzo non sarà più possibile ottenere questi premi, almeno questo ho capito. Se ho capito male, correggetemi nei dettagli, io lascerò un commento per aggiustare questa cosa. Inoltre, ulteriori dettagli saranno disponibili sul sito presto, quindi domani molto probabilmente avremo dettagli sulla campagna direttamente da qui. Molto bene, inoltre, cosa abbiamo di notizia incredibile, ragazzi? Una nuova super evoluzione, un 6+, non è Isen Shanks, è Blue versione 2 6+. Ma davvero? Personalmente ritengo che Lo sia un ottimo personaggio già di per sé. È un ottimo striker, busta gli orb di 2,25 e fa un danno fisso di 200.000, se non mi sbaglio. Comunque è super forte come personaggio. Non aveva bisogno di una super evoluzione immediata, specie per i Cerebral che al momento sul global sono abbastanza scarsini. Non sono deboli, ma sono un po' scarsi. Comunque, di per sé, ragazzi, il personaggio cambierà molto. Praticamente prima era Striker Slasher, adesso diventerà Cerebral Striker, se non mi sbaglio, Cerebral Slasher, una cosa del genere. E quindi diventerà un Captain Cerebral con un'abilità di boost per i Cerebral. Totalmente cambiato personaggio. La sua special riduce le barriere dei nemici di un turno, toglie 200.000 di danno fisso a tutti i nemici e boosta gli slot dei Cerebral di 2,25 per un turno. Fortissimo come abilità speciale, specie perché ha un cooldown relativamente basso per avere una special così forte. E, come capitano invece boosta l'attacco di Cerebral di 3 per e gli HP di 1,25 e cura la crew di 0,5 l'RCV di Lo per ogni perfect che riesce a compiere alla fine del turno. Super fortissimo, ragazzi, come praticamente l'hanno trasformato in tutto un altro personaggio. Tutto un altro personaggio. È come praticamente parlare di due leggende differenti. Se pullate due Lo versione 2, potete tenerne uno come Lo versione 2 normale e l'altro come 6+. Avranno due abilità completamente differenti e due abilità da capitano completamente differenti. Quindi
veramente molto molto utile e impressionante come personaggio. C'è da dire che c'è bisogno dello Skull, come in tutti i casi, in questo caso il teschio di cristallo, quindi quello azzurro. Ragazzi, appunto, i teschi, tantissimi me lo chiedono, i teschi si trovano negli ambush. Gli ambush sono eventi che capitano pochissime volte nel global, almeno è da parecchio tempo che non li vediamo nel global. E i teschi servono a super evolvere i propri personaggi. Si trovano negli ambush, sono praticamente dei raid sui raid, ovvero completando determinati raid o colossei avremo la possibilità di essere invasi da un boss, che può essere Barba Bianca, Shanks o Cavendish. Al momento ne abbiamo solo tre. E questi tre personaggi, se riusciremo a sconfiggerli, avremo una possibilità di ottenere, attraverso un drop negli stage precedenti al boss, dei teschi totalmente randomici. Non c'è una chance precisa di ottenere un determinato teschio, semplicemente otterrete uno dei tanti teschi e quindi si ottengono lì, altrimenti li potete ottenere soltanto nel Rally Bazaar. Al momento non c'è altro modo di ottenerli. Nulla, spero di essere stato chiaro, spero di avervi chiarito un attimino le idee, spero che questo evento del regno di Dressrosa, il regno di Dressrosa sia buono per tutti, spero che la leggenda che diano sia buona per tutti, spero che i premi che diano per i retweet siano buoni, io veramente lo spero tantissimo. Lo spero tantissimo e niente ragazzi, davvero ottimi eventi, soprattutto per l'arrivo del third anniversary, tante gemme, tante possibilità, diciamo, di raggiungere alte vette. Io personalmente sono quasi a 200 adesso e mancano ancora una decina di giorni al third anniversary, almeno per come penso che arrivi, ovvero il 24 di febbraio. E niente raga, se distribuiscono così tanta roba potrebbe essere la chance di sbancare tutto stavolta. Io ve lo auguro tantissimo, vi saluto e vi saluto dalla montagna. Le live naturalmente non arrivano proprio per questo motivo, non abbiamo linea qui in montagna, sappiatelo, quindi le live riprenderanno non appena avremo di nuovo una linea stabile che ci permetta di poter fare le suddette. Quindi niente ragazzi, io vi saluto e noi ci rivediamo ad un prossimo video.